di razionalizzarla, no? Con il vostro aiuto, siete gli esperti, avete studiato, però cozza molto con quello che ha appena detto questa ragazza, no? Cioè... Assolutamente. Guarda, io mi voglio collegare con quello che Roberto ha detto prima. In realtà noi ci stiamo basando su delle teorie. Noi non abbiamo mai visto dopo Hiroshima e Nagasaki del 1945 cosa vuol dire rischi nucleari concreti, soprattutto sull'Europa. Sì, abbiamo avuto la guerra fredda, ma la guerra fredda si è giocata comunque con solamente due attori, gli Stati Uniti e ovviamente la NATO e il blocco sovietico. E dopo il 1962 con tutta una serie di regole per evitare l'escalation. Oggi secondo me entriamo veramente in un far west dove tutte le teorie che abbiamo che spiegano la deterrenza nucleare e per esempio i comportamenti degli stati con arsenali nucleari secondo me vanno fuori dalla finestra francamente. E quindi sì, esistono dei rischi nucleari oggettivi in parte per la tecnologia che l'Ucraina ha, in parte per, secondo me, i rischi di uso di armi tattiche, la possibilità di destabilizzare la deterrenza nucleare sistemica. E quello che abbiamo, Gaia, sono semplicemente delle teorie, delle ipotesi. Per esempio, una delle ipotesi che, secondo me, si sta prendendo in considerazione molto oggi è tutte le teorie di deterrenza nucleare si basano sull'ipotesi che i leader siano razionali e che agiscano con l'intenzione di evitare dei costi catastrofici. E oggi invece senti l'intelligence americana che parla di Putin, per esempio, che sta perdendo un minimo di equilibrio mentale, quindi, come dire, proprio le ipotesi centrali della deterrenza nucleare praticamente scompaiono. E secondo me questo ci fa capire che in realtà entriamo in un territorio dove non siamo mai stati. Esatto. Facciamo ipotesi, ma in realtà... Direttore Tarquinio, io so che in questo centro di smistamento, in questa parrocchia,